Yugi a tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast, a questo giro con Daniele Lorenzi, che è riuscito a fare top 16 all'ICS di Lille, ovviamente con Uber. Detto questo però ragazzi, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasia Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti competitivi. A breve, tra un mesetto e mezzo, ci sarà l'ICS a Bologna, quindi se volete recuperare qualcosa trovate il loro sito qua sotto in descrizione. In più, per supportarmi, se passate tramite quel link e utilizzate il mio codice sconto che vi lascio sempre qua sotto, avete anche il 5% di sconto. Stessa cosa ragazzi per Japan Store, il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese di Yu-Gi-Oh! E One Piece. In più hanno tanta altra roba esotica che non vi spoilerò, ma è molto interessante. E anche per loro, referral link e codice sconto sempre qua sotto. Inoltre, se volete liberarvi carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece e Lorcana, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è roba interessante, se ne può parlare. Detto questo, facciamolo entrare. Daniele, grazie mille per aver deciso di partecipare a questo nuovo episodio del podcast. Mi ha fatto molto piacere, soprattutto perché è un pezzo che non lo porto. E poi te sei arrivato in top 16 all'ICS di Lille, che comunque è un ottimo risultato. Poi adesso ho cosa abbastanza off topic. Non ha vinto un francese? Sai che non mi ricordo la nazionalità di Femminicia. Mi ricordo che si chiama Noel. Poi Noel, onestamente, so che era contro Julius. Cazzo, no, è vero, è francese. Niente, se lo sono portati a casa. Speravo di no. Sì, no. Noel, sì, Noel. Oh, suona francese. Non lo so. Non sono andato a fare ricerca su chi effettivamente abbia vinto il torneo. No, beh, però adesso ha vinto Uber. Ok, puoi tenerti soddisfatto, prossima banna del mazzo non ci arriverà. Ma va bene, sorvoliamo su questo. Sa che non è l'unico motivo per cui non ci arriverò. Ma va bene, a parte questo, allora, raccontami un po' come è andato il torneo. Come è andato il day 1, il day 2, cosa hai beccato e se è successo qualcosa di particolare, se qualcuno ti ha tirato un pugno, gliel'hai tirato te, solite cose. Okay. Allora, il torneo, tutto sommato, direi che è andato egregiamente. E allora, day 1 ho chiuso 7-1 e ho beccato due Snake Eye Fiendsmith day 1 intendo, due Snake Eye Fiendsmith, qualche Fiendsmith Fubel, tipo 3 o 4, tutti all'inizio. E come matchup strano ho beccato un Centurion White Forest, un mischiotto assurdo con quelle carte lì, che tra l'altro il G1 avevo semibriccato perché ero partito con due spiriti di Jubel in mano, un Purulia, la trappola di Yanchen e un flex tipo Droplet o Dark Ruler, non mi ricordo quale dei due, e ho dovuto fare combo facendo Phantom più normal Purulia. Ed è tipo mezza combo, perché okay, puoi fare Moon e da Moon poi fai tutte le tue robe di Yubel. E appunto, dopo aver aspettato tipo 5 minuti, che non so, stavo guardando la sua mano, se l'ha mischiata mille volte, ha scuppato. E io non lo so, perché ha detto che ha briccato e G2 fa tipo normal, come si chiama, il livello 2 che non si gioca in Runic, a Stellar. Ok. Fa qualche combina con i White Forest, ma alla fine aveva, cioè si vedeva anche da come giocava, che aveva troppi nomi White Forest in mano, perché non aveva le spell da scartare per fare tutti gli effetti che voleva fare. E quindi chiude con il Synchrotal Book, lo ribalto completamente con tipo gli tiro un Duster a inizio turno se non mi sbaglio, o comunque faccio Transfer Duster a qualche punto e nulla. Però è stato il mazzo più strano che ho mai beccato, perché è finito in 10 minuti la partita. Oh. E se qua G1 non l'ha giocato, te la sei portata a casa, meglio così, nel senso, cazzo te ne frega. E, no. E poi un altro matchup diverso da mazzi Fiendsmith che ho beccato era Memento, che tra l'altro poi dopo aver perso contro di me è andato in feature. Era un ragazzo, giocava Memento puro se non mi sbaglio. Okay. Giocava con il letto che settava la Apotheosis of the Kingswamp, che è una specie di neghino. Giocava quella roba lì, quella touch un po' strana. Mi ha rubato G1 e poi gli altri li ho vinto. Poi dei due ho iniziato alle 9, fatto 3-0 al dei due, e ho beccato due Snake Eye Fiendsmith. E al terzo round, completamente unexpected, sul 9-1 ho beccato Labyrinth combo, che era tipo Labyrinth full forniture con i backjack. Però G1 in tutto ha vinto 3 dadi e questo non è stato uno di quelli. G1 mi setta 2 passa, pensavo avesse briccato. Poi a un certo punto mi fa Ash, faccio vai Talon guardo mano, cosa avrà in mano? Altre entra, faccio 2 backjack. Poi mi tira welcome e big welcome, dico vabbè dai, però me la son cavata G1. E poi G2 mi ha completamente asfaltato, mi ha fatto tipo una linea con un setup Lavri, cioè sono esploso. G3 invece sono andato primo, io ho vinto. E niente, storia triste, ho vinto 3 dadi, uno era contro Tenpai, uno era quella mano che ho mezzo briccato.
bricato, e l'altro ha una monocoque completamente bricato pescando tipo due unicorni, due Dark Ruler e la trappola Unchained. No, ma è incredibile, nessuno riesce a vincere. Io, cioè, di episodi il Vabbè, però podcast. non, cioè, non mi lamento, alla fine è andato bene il torneo, vero? Lo so, però l'ultima partita che hai perso? L'ho persa, cioè, l'ultima partita che ho perso è persa la Tenpai, perché G2 mi fa la infima combo shifter, cioè normal Genroku, shifter change Genroku. E niente, quindi perdo da palline sotto shifter e che mi evoca poi Kakimeru. E non avevo visto un Kashtira, quindi quel Kakimeru è stato letale. Poi ho perso G3 perché mi ha aperto Raijeki, Duster, Raijeki, Terremoto e poi Normal Bianco. Bene, Yes, vabbè, allora bello. possiamo dirlo, Vabbè, hai perso da Shifter, è come quelle carte Droll, come Fuwaros in futuro, vedremo, ma ci perché... sta, la win con di Tenpai, nel senso io non do la colpa a nessuno. Il mazzo è così, ci sta che abbia pescato così. Va bene. Comunque qua c'ho la top 32, c'erano una marea di Finsmith, poi Tempai, Runic, Chimera, Labyrinth, Ritual Beast e 19% di Pensa che altri. fortuna, tra tutti i Fins mi fa beccato stun. Quando mi segnano Runic, sono tutti Runic. No, Runic No, puro, sì. c'era un White Forest, se non mi sbaglio, due stun, una Mamma, roba lì. cioè, sono passati No, no, anni. ragazzo, veramente, cioè, il ragazzo che ho beccato contro non vale dire, strasimpatico, eccetera, però il mazzo è ostico ogni volta che si becca, cioè, non fa mai piacere beccarsi contro stun. Cioè, siamo arrivati al 2024. Runic quando è uscito nel 2022. Sì, è Cioè. uscito poco dopo Tier e Sprite, se non mi Cioè, sbaglio. basta, nel senso. Sono contento per Ritual Beast, che mi sembra ce n'era uno. Ah, boh, Boh. non ho controllato. Io sono felice di non averne beccato. Cioè, avresti saputo giocare contro? Sì, no, all'Europeo me ne sono beccati 3 dei 1. Cioè, è stato un inferno. Mi hanno tirato tutti i shifter 2 volte a match. Minchia. Volevo uscire. Cioè, veramente una roba ignobile. Ma va bene, parliamo adesso del mazzo. Allora, voglio che mi spieghi un po' la scelta di questa decklist. L'idea era di giocare i Kashtira perché allora nel mio gruppetto di testing c'eravamo io e vabbè non so se lo conosci il Doc che avevamo giocato l'Euro però io avevo giocato Yuuve e lui aveva giocato Snake e io avevo seedato all'Europeo 2 unicorni, Raizzot e Burf per quando andavo primo e sono stati straforti perché ogni volta che li ho visti ho letteralmente sempre vinto la partita perché sono i Yuuve alla fine l'importante è che tu abbia 2 body per fare Moon perché Moon è full combo del mazzo cioè è combo leggera tra virgolette nel senso finisci con Phantom Samsara, Rage, Yama Cimitero e Scape Settata che è più che sufficiente per battere qualsiasi mazzo con l'entrap quindi l'idea è che se ti fanno tante entrap avere il body addizionale sul terreno ti permette sempre di estendere e quindi tutti i mazzi con l'entrap automaticamente perdevano da noi che vedevamo unicorno. Inoltre ci permetteva di cattare Almirage di extra perché era molto più rilevante avere Almirage senza i cash perché ti permette magari di toglierti un body da field, metterti lo 0-0 Chimera e rendere Gates viva. Mentre questa versione, anche se facevamo tipo spesso l'unicorno normal back quindi ci beccavamo perm, potevamo sempre fare moon. Ok, mentre nell'altra versione se ti becchi perma su Beckoning rischi di passare. E niente, quindi il mazzo è molto suscettibile all'entrap sulla normal, quindi un body addizionale ti permetteva sempre di andare immune e questo ci ha fatto vincere, almeno me personalmente, un sacco di partite. Vabbè, Unicorn è una carta proprio di Yu-Gi-Oh! Il fatto anche di ripare uno dall'extra deck è stato strarilevante, contro tutti i matchup Finsmith toglievi Requiem e gli cattavi l'accesso all'engine, è molto rilevante, ti permetteva di giocare molto bene into Trust. Talent, di cui personalmente avevo paura post-side, perché se tu gli togli Requiem, gli spegni anche l'effetto di Engraver di spaccare o di mandare al cimitero comunque. Quindi tu puoi anche darti di più le interruzioni. Cioè non ti forza Escape perché ti può fare magari Engraver, Requiem equipo su Engraver per spaccare Rage, allora gli sei forzato a fare Escape. E quindi invece così potevamo dare un po' di più le interruzioni, era meglio. Poi, vabbè, non abbiamo giocato l'entrap di main perché allora, personalmente non mi piaceva l'idea di giocare l'entrap a questo formato perché. Vabbè, nel senso Purulia, dai, consideriamola HT. Ma non è una vera HT perché si serviva per pescare i breaker. È tipo carta pesco breaker. Comunque è molto peggio far pescare con Purulia e Fuvaro su un mazzo con i breaker piuttosto che un mazzo con l'HT. Perché alla fine, se l'oppo ti pesca tante HT, magari tu fai board perché magari te le pesca tardi e a quel punto ha già si tappato qualcosa e tu ci perdi da quel qualcosa. Mentre con i breaker puoi sempre pescare la carta che ti fa vincere la partita. Cioè, l'unica eccezione con l'HT è quando peschi Nib e il tuo oppo proprio non ha si tappato nulla perché l'hai massacrato di HT. Però, cioè, è molto.
molto high risk high reward e non volevo prendere quell'approccio lì con la decklist, volevo fosse qualcosa di solido. E contro tutti i mazzi Finsmith io non ho perso un match contro i mazzi Finsmith se non quello dove ho briccato, perché effettivamente poteva essere anche Exodia che perdevo. E niente, quindi secondo me i Burbreaker sono stati solidissimi ed è una scelta che rifarei per giocare questo torneo. Inoltre premiano molto di più il giocatore che gioca bene piuttosto che il giocatore che pesca combinazioni di HT random e tira correttamente. Ovviamente gli HT richiedono skill per essere tirati nel punto giusto, però. Però d'altro canto, perché ne ho parlato ieri con un amico, roba come Puruglia o Fuvaros è un tiro HT toppo la giocata avversaria a caso. Sì, comunque considera che per questo formato in particolare giocare solo Puruglia con l'HT è molto strano, perché non pesca così tanto alla fine. Cioè pesca uno, pesca due e Ok, è buona. il problema Con Fuvaros sarà un po' diverso. Però vabbè, almeno per questo evento i breaker secondo me erano molto validi. Poi in futuro bisognerà vedere l'approccio da prendere. A me piacerebbe personalmente continuare a giocare i breaker, però se vedo che non sono viabili, ovviamente si switcherà o si passerà a una versione ibrida o full HT, poi quello si vede. Ok, mentre per quanto riguarda la side dell'extra? Allora, per quanto riguarda la side, ci sono tre Ash e tre Trust, che erano per quando andavamo primi il rimpiazzo dei tre Dark Ruler e delle tre Purulia, perché sono carte oggettivamente morte quando vai primo, quindi mettevi dentro quelle e poi potevi togliere a discrezione del match o una talent o droplet per il target di Trust di turno, e potevi togliere o un'altra talent o un'altra droplet o fare 2-2 per mettere dentro anche il secondo target a mirror match contro Snake Eye e contro Tenpai. Io mettevo sia DDC che di Barrier, perché sono 5 carte insieme a Talent, che è un buon numero per vederne soltanto. Insieme a Trust, scusami, che è un buon numero per vederne solo una. E nel peggiore dei casi, se le peschi in combinazione magari con la trappola, riesci a settarle entrambe, ti guadagni non uno ma due turni, quindi hai automaticamente vinto. Mi sono beccato tutti tranne uno mazzi full HT. L'unico che non giocava full HT era, come si dice, il giocatore con il White Forest lì Ok, quello strano, ma runico. infatti lì gli ho sfidato le Trust, tanto perché dovevo effettivamente togliere qualcosa, ma non speravo mai di risolverla. Tant'è che mi sembra che non si data. No, anzi, in realtà non si date zero, perché avevo tolto le tre Purulia, i tre Dark Cruel, ho messo i due target di Trust e la Colled, come Jolly, se mai mi venisse comodo. E però, a parte quello, si sono sempre beccati i mazzi HT, e ogni volta che mi tiravano due o tre HT avevo Trust in mano, sapevo già di aver vinto. Cioè, indifferentemente dal board che mettevo giù, setto di varie da Tenpai, è successo. Contro l'unico Tenpai che ho beccato in Swiss, io ho settato di varie alla fine combo, è esploso. Aveva due carte in mano e io avevo mezza board più di Barrier. E anche contro uno Snake Eye mi aveva fatto tipo Draw, Lash, Perm. E poi io ho fatto Talent Guardo Mano, gli ho tolto uno starter e gli ho lasciato solo in grave, ho settato DDG, ho attivato DDG in draw, ho scoopato immediatamente. E nulla, quindi cioè, la carta è stata overperformata completamente. Poi andando secondo era anche versatile, perché si poteva giocare, desideravamo Engine noi sostanzialmente, desideravamo due loti, uno spirito, la trappolina, un engraver o una tract in base al matchup, e niente, potevamo seedare 5-6 carte con il second addizionale, quindi mettevamo dentro le tre Trust, il Duster e l'Ivelly, e poi eventualmente al tempo mettevamo la Suora perché è la carta preferita. Vabbè, quella nel corso dell'ultimo anno si è rivalutata tantissimo. No, Cioè. in realtà la giocavamo io e Dani da tantissimo la carta. Vabbè, in tier si poteva andare di Todd, quindi ti farò capire che roba sbagliata è. Però niente, la carta è fortissima. Cioè, oggettivamente per citare le regole del tempo è una roba quasi vergognosa. Cioè, però la cosa figa di Yuvel è che ci puoi giocare tranquillamente sopra. Cioè, Normal Lotto batte Suor, perché sono tutti 0-0 e fai prima Phantom di committare una qualsiasi special con più di 0-0. Ah, ok, vero. E infatti al 32 il mio oppo con Stan aveva Suor in mano, ma non me l'ha mai potuta fare. Ho fatto prima Phantom e poi quando ho fatto Requiem per portare me l'ha cenato, e ci è andato Phantom, è finita come è finita. Mentre l'extra? Allora, per quanto riguarda l'extra, boh, mi sembra comunque abbastanza standard. E ho visto gente cattare Varudra se spostarlo inside. Boh, mi sembra una follia. Cioè, è una delle carte più forti di extra, che soprattutto ti serve in qualsiasi matchup che non sia combo.
Cioè, contro combo puoi anche risparmiartelo, però ogni volta che lo evochi, anche quando vai secondo, è troppo forte. Vai in battle, spacchi uno, neghi, spacchi uno. Puoi anche negare, non spaccare, perché così hai ancora l'effetto in battle di spaccare, poi hai ancora un neghino il turno dopo. Cioè, la carta è veramente troppo rotta. Poi basta, cioè... Ah, ok, cosa rilevante, effettivamente. Abbiamo giocato solo uno Yama, anche se la tendenza in quel momento era di giocarne due, perché Lucas Acqua ha fatto un video con le combo dove giocava due Yama, poi tutti l'hanno seguito, secondo me. È inutile, cioè le combo le fai con uno Yame e non lo triggeri, semplicemente lo lasci al cimitero. Vuol dire che fai Valudras un po' meno volte, però alla fine quando sei contro l'Entrap è completamente irrilevante, perché fare Valudras contro un mazzo con l'Entrap è completamente overkill. Basta Phantom, basta Caesar, basta Disire. Tra l'altro c'è una bellissima interazione che è tipo Escape, spacco Rage, Rage addosso Sharvara, poi Sharvara può spaccare Disire. E quindi triggeri Disire di mandare uno. Cioè c'è comunque un sacco di interruzioni. E boh, secondo me overkill farlo contro i mazzi entra, quindi non serviva secondo Yama. Contro i mazzi break era l'unica eccezione, però conta anche che come... Allora, prima di tutto lo puoi fare. Cioè, se vedi Bakugan in Beast più una partenza Yuvel, tu car combo lo fai. Non è che non lo fai mai, non lo fai con le one car combo. E poi devono vedere proprio due breaker giusti per spaccarti la board, anche di più forse se te la giochi bene. Però non mi è capitato spesso sto weekend. Guarda, due cose. La prima sulla side, quel tipo, chiamiamolo finto shifter, la penultima carta che non mi Ah, è ricordo. la DDG, sì. Ti è effettivamente servita o no? Sì, ha fatto turn skip a memento. Ah, ok. E poi, altra cosa, te la butto lì. Facciamo che ci siamo vicini alla prossima banned. Che fine fa sto mazzo? Boh, penso che Phantom sia necessario che vada uno, cioè, poco da dire, la carta è assurda e non ha molto senso che esista in Yu-Gi-Oh! Per quanto riguarda i Finsmith, penso che sia il mazzo che li utilizza meglio in generale. Quindi, cioè, qua sembrano veramente tanto spaccati, negli altri mazzi sono forti, sì, ma mai tanto quanto i Yuvel. Cioè, i Yuvel sono vera e propria combo del mazzo, anche il Memento sono vera e propria combo del mazzo, ma per gli altri mazzi sono interruzioni on top. Cioè, non, perché adesso che hanno bannato Beatrice... L'engine è forte, ma non è più problematico come era prima. Quindi, secondo me, i Fins mi fa anche con il fatto che li hanno stampati Secret, eccetera. No, quelli non li toccheranno. Non li toccheranno, se li toccheranno, li toccheranno in modo leggero. Guarda, secondo me fanno saltare la Moon, visto che è comune, come hanno fatto con i samurai super pesanti l'anno scorso. Sì, l'avevo letto anch'io sta roba, però poi hanno bannato Lacrima, secondo me Lacrima è comunque un ban importante. Cioè, io la scorsa banned l'ho vista molto bene, cioè l'ho valutata in modo molto positivo per il ban di Lacrima. Prima di tutto perché sono scarsissimo al tempo, quindi mi capitava spesso di andare al tempo e perdere da Lacrima e mi salavo. E secondo perché è proprio una carta stupidissima, ti permette di riciclare risorse dalle bandite. Adesso sei un po' più suscettibile a tipo Bestial, cose simili, non puoi più riprendere le roba mute. Non puoi più riaggiungere in mano Engraver, cioè fai molta più fatica a fare le tue combo e soprattutto c'è sempre meno Finsmith in rotazione. Quindi, cioè adesso un po' si fixa col fatto che esce la nuova Lacrima al livello 4, però Che non è poi mai come avere la fusione al cimitero, la fusione in giro. usciranno, adesso non mi ricordo se in rota o in Supreme Dark, sembra Supreme Quelle di Dark. Supreme Dark non li ho letti di supporto, ho visto che è uscita una trappola, una fusione, ma Ah, non ok. so cosa fanno. Comunque, considerando come è andato il torneo, porteresti sempre Yubel A o no? rifare il torneo o a fare tipo, che ne so, No, Bologna? no, no, il torneo, il torneo. Ah no, a rifare il torneo sì, è nettamente un mazzo migliore. Cioè, era una spanna sopra tutti gli altri mazzi, secondo me. Anche Snake Eye stesso. Cioè, molti secondo me hanno giocato Snake Eye più perché era una comfort pick. Ed era solo a un mese di distanza dalla banda, e sul torneo anche di meno. Secondo me ci stava che molti hanno portato il mazzo... Cioè, era un torneo dove tu dovevi portare il mazzo con cui eri confident. Io sto mazzo lo gioco da più di 4 mesi, quindi cioè, era anche una buona occasione per giocare effettivamente quello che era il miglior mazzo del formato. Avevo valutato anche Despia, perché ho giocato anche quello per un sacco, però boh, c'è cioè, troppo più forte. No, vabbè, stiamo parlando di un mazzo che comunque ha anche i suoi anni. Questo è anche una roba più moderna che è strutturato per i mazzi del meta da adesso. Despia può tirare delle belle sacche al puppet, se non te l'aspetti. Basta con questa puppet lock, siamo nel 2024. È bellissima, ti faccio un regalo, accettalo. Va bene. Però, quindi, a questo punto, visto che porteresti sempre Yubel, cambieresti qualcosa del mazzo main, extra, No, side? ma il mazzo è girato alla grande. Cioè, secondo me la lista era precisa. Abbiamo proprio gli ultimi dettagli, che sono le classiche carte che cambieresti a Medavodone. Secondo me li abbiamo visti tutti molto bene una settimana, qualche giorno prima del torneo. Tipo Ok. lo Squirmer a giocare a uno, perché avevamo l'idea di giocare lo Squirmer, poi l'abbiamo messo a uno. Io sono un gran fan di uno Squirmer e basta, perché secondo me ne basta uno per fare la combo. Poi se hai bisogno del secondo, probabilmente
avresti già dovuto iniziare prima. Ok, ok. Bene, adesso andiamo sulla nota dolente che tante persone si lamentano. Cioè, la community di Yugi è basata solo sulle lamentele in merito ai premi. Cosa hai ricevuto di premio? Allora, il tappetino simbolico che non ho qua perché ho venduto del YCS di Lil. Era andata bene, comunque, che era un tappetino di quelli che fanno ogni 25 YCS, quindi valeva qualcosa di più del solito tappetino. E ho vinto le sleeve. No, queste. Dai, sono belline. Sono belline, ci stanno, è la prima volta che danno le sleeve a prezzo. No, no, non è la prima volta, cioè, no, già c'erano tre pacchi di sleeve degli CS. No, no, ma prima? Non lo sapevo. Cioè, io da quando ho iniziato, cioè, in realtà quando ho iniziato, gran parola, ho iniziato con Bologna. Però, tipo, Bologna mi ricordo che non è andato nulla per gli sleeve alla Top Cut. O mi confondo con i nazionali, però, nel senso, sì, penso sia che nazionali. Non è, io c'ho le sleeve anche qua da qualche parte dell'Euro, quelle sì le danno in giro, no? Però proprio con la sigla di CS, boh, non l'avevo mai vista, però se mi dici che ci sono, mi fido. No, no, io metto le mani avanti, non, non mettermi in bocca parole che no, non ho detto. No, 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 vabbè, ma nel senso, anche se non esistessero, vabbè. Poi, come si dice, quello, il tappetino, il simbolico box. Grazie, Fernando, ho trovato questo. L'Exodia QCR. Beh, sono 15 tipo 30 euro scala. Ma no, incredibile, è gran festa questa. E poi mi hanno chiesto l'indirizzo di casa, suona malissimo, per mandarmi, leggo testuali parole, sì. Allora, Yu-Gi-Oh! Memorabilia Championship Wise, se non una roba del genere, aspetta, non sto neanche a cercarlo, guarda. Ho chiesto a quattro impiegati Konami cosa fosse, nessuno mi ha saputo dare una risposta, quindi... Allora, a questo punto, perché avevo capito male prima, potrebbe essere veramente un cut sheet. Oppure una sorta di trofeino, cioè... Boh, qualsiasi cosa è ben accetta, nel senso. No. Va bene così. Meglio... Tanto, allora, metto le mani, dico come la penso io sui premi. Vai, tranquillo. Non gioco per i premi, perché se dovessi giocare per i premi, giocherei un altro gioco. Molto semplicemente. Gioco per la... Gloria. Penso che, esatto, per la gloria, cioè, sì, nel senso, cosa devo fare? Se dovessi plassare... probabilmente giocherei ad altri giochi oppure lavorerei direttamente. No, quello sì, però diciamo... Perché no, poi capisco, la mente di una persona che magari si fa ogni torneo, lo top ogni torneo e poi si vede il tappetino, il box, il boost, è tutto molto carino, però è un nulla di fatto, è che alla Konami non costerebbe nulla, tipo mettere una promo, mettere qualcosa per i collezionisti, che tu puoi vendere a un po' di soldi, ti rifai il torneo, ti rifai il viaggio, magari ti paghi addirittura il mazzo, e quindi niente, però... Cioè, personalmente non ne sento la necessità. Poi la gente può dire che sono sciocco, stupido, quello che vuole, però vabbè, io la vedo così. Ma pensa a quel povero De Muselli che c'ha due Switch adesso, neanche uno, due. Sì, mi spiace. No, adesso hanno tolto la Switch, hanno messo la Steam Deck. Ah, mamma mia. Vedi, hai ragione, scusa. Un miglioramento, vedi. Hai ragione, l'avevano finite perché poi Nintendo ha annunciato la Switch nuova, non era ancora pronta. Infatti davano ancora quelle vecchie lo scorso torneo, nonostante ci fosse la OLED in giro. Sorvoliamo su questa cosa. Molto bene. Bene, adesso per concludere una piccolissima, no piccola, quanto allungate quanto ti pare, tanto non c'è fretta, dipende se devi andare a pranzo, una piccola disamina sul meta attuale, poi post rota, perché io lo dico subito, rota porterà una carta che è Fuwaros e sono un po' di soldi, io l'ho presi a 125 l'uno, me ne pento? Me li presti per Bologna? Ma vengo a Bologna, cioè a partecipare... me ne prendi altri tre, me li presti per Bologna, cioè non voglio spendere 400 euro per Fuwaros. No. Ok, a posto, grazie, era per un amico comunque. E me ne sto pentendo amaramente, per quanto io abbia preso un prezzo, tra virgolette, ridicolo, perché comunque stanno a 140 l'uno adesso. Sì, sì, beh, però ridicolo, cioè, comunque ho speso 125 euro per fuori. Non me lo ricordare, per favore! Perché poi non porterò neanche un mazzo da meta, porterò un mazzo che mi piace, però mi sono detto, voglio portarlo al massimo delle sue potenzialità. Barriera di ghiaccio con Fuwaros potrebbe non essere... effettivamente era la prima cosa che ho pensato, barriera di... Sì, sì. No, sono... tipo 50 euro di mazzo con staple extra e tutto il resto più Fuwaros. Non male, non sì, male. Sì, no, vabbè, tanto allora... io non vado lì per vincere, vado lì per la gloria e quindi bene. Comunque allora sono molto rapido sul meta attuale, tanto è finito, nel senso non c'è poco da dire. Secondo me Yuvel era nettamente il mazzo più forte, qualsiasi altro mazzo era un pochettino sotto. Snake Eye è stato toccato secondo me più di quello che la gente ha percepito, secondo me, perché molti hanno
detto che Bazzer era intaccato, che la banned era una merda. Alla banned ovviamente non ha bannato Flamberga, che personalmente non mi sarebbe dispiaciuta come cosa, perché adesso devo ancora considerare Snake Eye come mazzo post-rota, ma quello lo dirò dopo. E comunque il mazzo ha, cioè, significativamente danneggiato. Inconsistenza, in primo luogo, perché comunque sono saltati un bel po' di starter. Più popolar a uno vuol dire che se lo peschi non hai una special summon gratis che al mazzo serviva tantissimo. Cioè, ricordo tutti che comunque prima di popolar il mazzo era un altro mazzo, cioè non era il problema che è diventato dopo. Quindi se già magari non pesca strega insieme a popolar, cioè c'è proprio popolar fermo in mano e Ash deve fare qualche linea un po' strana, vuol dire che devono anche giocare più pali, devono giocare tipo Birch, eccetera. Quindi il mazzo non era così intoccato come la gente lo faceva passare. E tra l'altro l'assenza di Beatrice vuol dire che hai tre starter in meno fissi, che sono i tre Engraver. Cioè, è una roba abbastanza rilevante. Okay. E vuol dire che anche l'Engine Finsmith è diventato molto meno forte in Snake Eye. Per quanto sia ancora giocato, e sono d'accordo che venga giocato in Snake Eye, è molto meno problematico. Un altro mazzo che mi ha sorpreso vedere così poco rappresentato è Wet Forest. Cioè, io me lo aspettavo molto di più. E White Forest Runic intendo, cioè, sì, secondo me è l'unica variante seria del mazzo. E è un mazzo che personalmente ho provato per il YCS, però non è nelle mie corde, perché come ti ho già detto prima al tavolo, io sono una pippa, cioè non riesco a starci, e quindi non riesco a gestire bene il tempo, i life points che sono la roba principale di quel mazzo, quindi ho subito scartato l'opzione. Una cosa, a breve mi dovrà arrivare un Runic White Forest, dovrei portare quello? Non è un mazzo stra difficile, cioè richiede un sacco di fattori esterni al gameplay vero e proprio. Ok. E mi ha fatto scartare il mazzo. Vabbè, verrà venduto su Car Market, dai, andiamo avanti. Apposta, anche io ho fatto così col mio, comunque, se ti può interessare. No, bene, sono contento. Però il mazzo è fortissimo, cioè ci tengo a specificare, il mazzo per me è uno dei migliori mazzi del formato. E basta, poi Memento, secondo me era una pick clamorosa da fare. Cioè, se uno tipo si era one trickato Memento e se lo portava, secondo me faceva i buchi sto torneo. E infatti il ragazzo che ho beccato contro era bravo a giocarlo, però non giocava i Finsmith. Secondo me quello mi ha un po' dato un po' di difficoltà forse durante il torneo, perché quelle carte sono semplicemente sbagliate anche in quel mazzo. Qualsiasi mazzo che parte con Aerial Eater che risolve, i Finsmith non hanno senso, non sono veramente troppo forti. Poi quindi quel mazzo secondo me era un'altra meta call buona. Mi sto dimenticando qualcosa? Probabilmente sì. Fine discussione del meta attuale, che tanto non gliene frega più niente a nessuno. Hai dimenticato il mazzo che... non credo a Sbarrier. Ma il mazzo più importante dell'universo, che ce lo portiamo avanti da anni, nonostante la banned l'abbia toccato più volte. Ah, Runa. Runic, no. Pianta. Ah, pianta, vabbè, dai. Mi sorvoliamo, dai, se pianta basta. Con X. No, comunque grande rispetto per Julius, che decide di portare ancora pianta, cioè... Devo dire che o sei tipo one trick di pianta, migliore giocatore del mondo, o non portarlo neanche qua, perché è quel mazzo, è un macello. Ma nessuno sa ancora come fermarlo, perché a nessuno frega un cazzo. Prendevano in giro, poi ha preso Evil lì in top 4. No, vabbè, comunque a parte gli scherzi e le battute. Cioè, era ok, secondo me, era ok portare pianta se è il tuo comfort pick, perché io, secondo me, questo torneo era il torneo del comfort pick. Cioè, portavi quello che ti piaceva, quello che sapevi giocare bene e andava bene. Sostanzialmente disse quello. Vabbè, che ha portato il mazzo più forte al formato. Ma lo giocavo da 5 mesi, cosa che... Va bene. Se no giocavo Snake Eye. Allora, per quanto riguarda Fugars, io ho un'idea su Fugars. Secondo me la carta è forte, cioè oggettivamente è veramente sbroccata. Non so se è sbagliata il termine giusto, perché comunque ci siamo sempre lamentati che il Green Second era ingiocabile. Questa effettivamente rende il Green Second molto più facile, se si vede, però è quello il problema. Cioè, sono comunque tre copie di Fugars. Cioè, quando giochi contro un mazzo shifter, tu dici un terzo delle partite mi dirà shifter, e io accetto quella partita che avrò un handicap, che giocare sotto shifter, no? Mm-hmm. Con Fugars in giro, secondo me, più o meno la cosa non cambia più di tanto, perché alla fine una partita su tre ti beccherai Fugars, ok? E magari può darsi che quella partita su tre che la becca matematica, c'è sto meme del fare le robe matematiche, vuol dire poco e nulla, io però a statistica un terzo delle partite lui c'ha Fugars in mano, e magari anche una partita dove parte primo, quindi dove la carta è completamente gialla. Allora, secondo me tutti la stanno vedendo come il nuovo Maxi, quando Maxi non è, perché Maxi lo puoi fare anche quando hai board, cioè è la grande differenza tra le due carte, soprattutto a questo ci puoi giocare comunque abbastanza attorno. Secondo me adesso ci sono i YCS in America e bisognerà dare una bella occhiata lì, perché bisogna capire se la gente, prima di tutto secondo me l'entrap saranno l'unica cosa portata. Approcci ball breaker soprattutto all'inizio, secondo me nessuno avrà il coraggio di portarli, perché sono troppo rischiosi, e sotto Fugars, se ti fanno Fugars sei tipo ruler in mano, è veramente brutto. Mm-hmm. E non penso tu voglia passare col ruler in mano, perché proprio non mi sembra una grande idea. Quindi secondo me vedremo un sacco di entrap, che però
non ironicamente, Kung Fu Rush non sono il massimo, cioè come ti ho detto prima, secondo me questi Mulciari, questi Kung Fu Rush sono molto più forti nel momento in cui pescano Breaker al posto di Entra, perché se comunque, tipo, che ne so, tu giochi 3 Ash, 3 Veiler, 3 Perma e 3 Ogre, sì, mettiamo un esempio, tu peschi 2 Ash, 2 Ogre, ok, hai pescato 4 Entra con Kung Fu Rush, ma ne hai tirate 2, il top sotto Ash Ogre ti fa full combo, e tu in mano c'hai un Ash, una Ogre, un sacco di engine, probabilmente anche ridondante, e il top ti ha fatto board, perdi comunque. È più una questione del o gioco HT o gioco Fuaros. No, no, puoi giocare l'HT con Fuaros. Ah, okay. Però nel senso non, di non giocarle troppe per non rischiare di non vedere altro. No, no, no. HT. Allora, devi giocarle maxate. C'è poco da fare, perché le devi vedere. Ok, non c'è, è brutta come cosa, perché non c'è una vera e propria soluzione. Tu devi giocare l'HT maxate, però se vedi troppe HT once per turn, poi ti rimangono ferme in mano e sono pescate di Fuaros irrilevanti. Poi conta che di Fuaros potresti pescare anche uno o due brick, quindi dalle 8-9 carte che tu c'hai in mano, in realtà sono sempre le solite 5 giocabili, che comunque sono 5 carte che, se hai scartato i brick, sono 5 carte forti, ok? Però se il top ti è setappato board FTK, cosa ci devi fare? Cioè, lo guardi comunque male, eh? Non ci giochi tanto attorno. Sì, ma quanti mazzi possono... Cioè, poi c'è anche la possibilità che comunque io non becchi gli HT, becchi startini per partire. Sì, ok, ma se sono startini, tipo, fai l'esempio con Snake Eye. Ti fermano lo starter a Zamina, ti fermano Witch, ti fermano Ash, perché hanno 3 modi di interromperti con le giocate, perché ti hanno fatto board sotto Fuvars. E tu li guardi e dici, con tipo 5 carte in mano, di cui 2 sono un paio di entrap che non ti aiuteranno mai a ribaltare la board, e un paio sono dei pali, li guardi e dici, vabbè, dai, con X, cioè... G2. E poi comunque la statistica di vedere Fuaros non è così alta. Ok, però se io giocassi contro te e ti tirassi Fuaros, t'accolleresti il continuo o preferiresti fermarti? No. Allora, però conta una cosa, che la gente ha, tipo, parlo di Bologna perché comunque, vabbè, il pubblico comunque è italiano, giocherà a Bologna, immagino. Sì, sì. Allora, secondo me, quando l'avversario ti tira Fuaros, un giocatore forte ha sempre un piano. Cioè, uno che è conscio del fatto che può venire colpito da Fuaros avrà un piano. Secondo me saprà già quante carte ti farà pescare, che comunque board finirà. Cioè, quello che ho ipotizzato io è che arriveremo a un punto in cui o la gente va dritta per dritta o si ferma, oppure build al mazzo in relazione all'esistenza di Fuaros. Nel senso, giocando così c'è un problema. Ok, vai, finisci. C'è un problema. Giochi un mazzo cioè di merda, scusami il termine, però giochi un mazzo veramente scarso. La gente sta considerando tipo Labyrinth, ok? Labyrinth è un mazzo, non dico che è un mazzo scarso, però cavolo, se abbiamo Yubel e Snake Eye, che sono due mazzi nettamente più forti, e se tu non vedi Fuvaros e hai deciso di portare Labyrinth al torneo e ti becchi tipo 2-3 Snake Eye di fila, rischi di perdere una delle due partite che hai di cuscinetto per entrare in top. Cioè, no, io dico qua. Nel senso, gioco Yubel, però Yubel me lo buildo sapendo che esiste anche Fuaros, e di non perdere direttamente dal mi tirano Fuaros, ma che abbia anche una giocata trasversa. Sì, sì, ok, quello sicuro, ma anche il modo in cui verrà buildato, magari giocheranno, tipo, che ne so, proprio esempio banale, giocheranno 3 Ash di main, perché dicono 3 Ash per 3 Fuvaros, in teoria è corretto, Called e compagnia cantante. E appunto quello, secondo me, potrà ancora essere un'alternativa valida, cioè il fatto che molti dicono che magari Yubel è morto dopo Fuvaros, o comunque un mazzo meno forte, è vero, cioè Fuvaros è un problema, ma se risolve, però prima di tutto deve risolvere, il tuo avversario deve pescarlo, deve andare secondo, ci sono un po' di condizioni perché Fuvaros sia una carta davvero problematica. Secondo me non è un problema, io non so se tu hai mai giocato a Master Duel, però Maxi effettivamente ha un problema enorme su Master Duel quando si risolve, però te lo possono fare in entrambe le situazioni, capito? Che poi, nel senso, in Giappone lo usano, su Master Duel l'abbiamo provato, ed non possiamo dire che non è un problema, che non è una carta forte, però nel momento in cui te ci ritrovi, automaticamente trovi una soluzione, cioè non è che sì, esatto. Saremo qua anni a pensare, oh mio Dio, c'è Fuaros. Ma prendi l'esempio di Dragoon in OCG. Allora, io non giocavo, ok, però mi hanno detto tutti che Dragoon in OCG era tipo D0, engine D0, tipo Dragoon Turbo hanno fatto con... ok, non gioco, quindi non so confermarti la roba, però mi hanno sempre detto che Dragoon in OCG era fortissimo, è arrivato da noi, cioè non dico che non era forte, però non era quello che l'avevano dipinto, sì. Cioè un mostro di Satana che tipo ti distruggeva come... Totalmente. Capito? C'è il rischio che Fuvaros sia una roba simile. Cioè, allora, non dico che è scarso, non essere a staple in tutti i mazzi. Se no non costava 140 euro. E anche Crossout costava 100 euro. Davvero? No. Sì. Quando in pre-sale, sì, poi dopo... Ah, in pre-sale, vabbè, poi quando è uscita... Sì, però
Nel senso, cioè, sono quelle carte che bisogna vedere un secondo i tornei come vanno. Cioè, non possiamo Sì. dare conclusioni affrettate perché abbiamo la fortuna a sto giro di avere prima il YCS in America con formato di rota e poi i nostri. Cioè, Lille eravamo i primi nel giocarlo, ok? Quindi non Sì. avevamo un metro di paragone, ognuno si portava quello che preferiva. Adesso qua vediamo un pochettino come gira la situazione, se Fuvaros è veramente una carta così problematica. Magari non è neanche una carta così problematica come si pensa. Oppure potrebbe veramente essere un problema, alcuni mazzi smetteranno di essere giocati per Fuvaros, però secondo me considerare un mazzo morto perché è uscito Fuvaros è un errore. Considera che ci abbiamo avuto meta dove girava Shifter è la stessa cosa. Ci abbiamo. Che secondo me Shifter è quasi anche peggio, ok? Che la condizione per tirarlo è quella No, che è. ma Shifter è... No, Shifter è peggio, letteralmente. Shifter è Skiptorn multimazzo. Poi vabbè, ci abbiamo avuto Arisart in campo, nel senso anche quella non è che fosse una bella carta da avere contro. Comunque è un macrocosmo con le gambe. E vabbè, vedremo adesso come si evolve la situazione. Mentre per le altre robe che escono in rota, perché ho visto che Ah, escono i sì. supporti Mimigul, Ok, sono carini, non mi dispiace. escono i supporti Atlantean. Non so, Sirena ha stanzato, vabbè. Poi cos'altro esce? Non mi ricordo più. Gli Yasmina, che Ah, sono Yasmina, molto ovviamente. rilevanti, e esce Vulcanix, che è anche Sì, quello vabbè. un import che aspettavo da un bel po'. Io adoro Fire King, quindi Sì, non quella tra io adoro Vulcanix. è una top assurda, troppo bella. Vabbè, È una bella ragazza. si apprezza comunque. E poi esce, sempre stando nell'argomento, Lacrima di Finsmith. Sì. Penso. Ah, è Dominus Impulse, quella, la trappola. Ah, ok, quella per i vento e gli oscurità, mi sembra. Che ti blocca dall'usare luce, vento e terra, se non mi Ah, ok. sbaglio. Cioè, al contrario di Purge. Purge ti bloccava da Dark, Acqua, Fuoco, e questa invece ti blocca dagli altri attributi, se la usi da mano. No, comunque quella carta è una gran carta, cioè, mi sembra forte. Se il tuo mazzo puoi giocarla, probabilmente, se utilizzi un approccio entrap, la dovresti giocare. Oh, Daniele, grazie mille per questo episodio del podcast. Non ho sbagliato nome a questo giro, spero. Ok, Sì, a perché posto. Daniele Lorenzi, apposta. Mi ha fatto molto piacere. Spero adesso di beccarci a Bologna, perché tanto sto lì a cazzeggiare. Cioè, prenderò il Allora, ci cazzo. becchiamo lì allora, dai. Sì, prenderò il cazzo in fronte tutti i turni. Poi ho detto, ti facciamo il resto, ce ne divertiamoci. E niente, ragazzi, grazie mille anche a voi per aver visto questa puntata. E noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao, ciao.